Fatta grosso! Oddio, ragazzi, oddio. Prova a saltare. Ragazzi, incredibile, ma vero, siamo riusciti a raggiungere 1 milione di iscritti grazie al vostro aiuto. Grazie mille, ragazzi, è veramente un traguardo... Traguardevole, notevole, incredibile. Che terminologia. Grazie, la ringrazio. Per celebrare questo traguardo insieme a voi e soprattutto per ringraziarvi, stiamo organizzando un evento dal vivo. Quindi finalmente potrete incontrarci e potrete vedere che siamo fatti di carne vera. Ce lo chiedete da un sacco di tempo, quindi cioè il milione di iscritti direi che è l'occasione perfetta. Per sapere quando e dove sarà, mi raccomando, seguiteci su Instagram, perché in questo momento non lo sappiamo ancora, però lo annunceremo nelle storie. Detto questo, parliamo del video di oggi. Allora, quello che abbiamo fatto è stato andare su Amazon e abbiamo cercato dei prodotti assurdi. Quindi abbiamo comprato questi prodotti e li abbiamo testati, e questo è il risultato. È appena arrivato un pacco che ho ordinato io di Amazon, e quindi adesso David, aprilo e vediamo cosa ne pensa. Ok, vediamo. Non ci credo. Della spugna. What? Che è sta roba? Allora, se è quello che penso... No! Guardalo! Che figata! Oddio! Dentro è pieno di cippe e robe! Sì, perché è motorizzato! Ho visto questo aggeggio da un TikTok, penso di Chiara Ferragno, di Fedez, di loro figlio che lo utilizza. E vediamo se funziona. Porca vacca, che figata, guardami. Certo che potevamo fare questa cosa. Oddio, oddio, oddio. Oddio, oh, mi ha colpito il naso, cacchio. Come lo controlli? Cioè, cos'è? Vieni bullizzato da un elmetto, questo è il punto. Che male. Oddio, oddio. Ma io non so come ma funziona. Che figata. Ah, quindi toccandolo così. Oddio. Che storia! Che cavolo fai? Devi dire questa parola. Cioè, se dico quella parola fa qualcosa. Jarvis. Hello. Oddio, ha detto hello. Ma ha detto hello. Enjoy yourself, sir. Ha detto enjoy yourself, sir. Hello, Jarvis. Hello. Vedi, mi risponde, mi dice hello. Jarvis. Hello. Open the mask. Oddio. Oh! Oddio. Start combat mode. Oddio, oddio, c'è oddio. Gli occhi rossi. Rendetevi conto che la stessa persona c'ha un outfit che può fare questo. Figata, ma allo stesso tempo c'ha dei calzini così. Ci rendiamo conto? Jarvis, open the mask. Oddio. Che figata. Start combat mode. Oddio, quanto fai paura. Così un po' di meno. Direi che è arrivato il momento di vedere cosa ne pensa il mitico. Minchia. No. Aia. Cosa? È andato sul naso. Jarvis. Close the mask. Close the mask. Allora, Jarvis, dove sei? Jarvis. Close the mask. Jarvis, I have my coffee, just a minute. Oddio, dove va? Jarvis, I don't see anything. Jarvis, I have to drink my coffee. Jarvis, this is my coffee. It's not ready. Close the mask. Jarvis, close the mask. Jarvis, please, close the mask. Devi dirti please, devi essere cordiale. Ma togli la combat mode. Jarvis? Friends mode. Friends mode. Ci vediamo. Ciao va. Ciao papà. Oh! Jarvis? No, l'ho spenta. Jarvis? E voilà, questa è una videocamera termica per l'iPhone. Tiriamolo fuori. Ah, eccolo qua, è piccolissimo, questo aggeggino. Sì, prova a indovinare quanto è costata questa roba. Beh, una roba piccolissima, 40 euro. 180. 180 euro! Le videocamere infrarossi costano, vero? Non è termica. Sì. Ho sbagliato. Bisogna testarla. Oddio, è partito. Cos'è? 28, 26? I gradi, prova a filmare la videocamera. Oddio. Oddio, e si vede dov'è calda. Che roba. Quindi, aspetta, se inquadro te cosa succede? Vediamo se ti inquadro.
Oddio! Oddio! Che brutto che sei! Che strano, i tuoi denti sono freddissimi! Guardami! Oddio, che scago! Ma quanto faccio cagare! Cioè, sei totalmente... Ma faccio schifo io proprio! Ma hai sangue nella faccia? No! Vediamo, Quanto pare, siamo no? vicini! Cioè, vedi che tu sei tutto quanto unico! Guarda me, fa ridere che proprio hai due cose qua, crimson il mentone. Siamo venuti in paese per testare la videocamera, in particolar modo guardiamo la gente, cioè tipo la massa di gente, una macchia arancione magari. Vediamo come viene... Piero Angela ci fa una pippa. Ok, ok, sta funzionando. Oddio vecchio. Cosa? Non me l'aspettavo sta roba. Cosa? Le persone non sono gialle, sono blu. Cioè sono più fredde rispetto al terreno. Perché il terreno è tipo 45 gradi, 46 gradi lì. Lì c'è una macchia, lì c'è una macchia gialla di quelle. Prova a toccare il terreno, vediamo. Minchia, ti ustioni. Ragazzi, il raggio UV, l'effetto serra, l'industrializzazione. La globalizzazione. Guarda le papere, vai a guardare le papere. Oh, le papere. Madonna, quante papere, sono 7 miliardi. Pazzesco, ci sono le papere qua, che sono circa 34 gradi. Ah, vedi, lì c'è la papera che nuota e si vede una macchia che nuota. Una cosa interessante che potremmo andare a guardare è il gelato. Vecchio, sto gelato è nerissimo. Cioè, il gelato che è un grado, il terreno che è 40 gradi e questo è un grado, è tutto nero. Siamo venuti ai canneti perché ci sono un sacco di pesci, un sacco di animaletti nascosti alla visione nostra dell'occhio, perché sono tra i canneti che si nascondono, quindi vediamo se con la videocamera termica riusciamo a trovarli. Allora c'è qualcosa, però non capisco se sono animali o non è nulla. Vedo che in alcuni punti c'è freddo, secondo me fa schifo e basta. Ci sono tanti punti, ma fa cagare, lo vedo io da qua, è che non si vede niente, fa cagare, dai. Voi ragazzi vedete, vedete animali? Non vedo un c***o di niente. Parliamoci chiaro. C'è solo un caldo bestiale, basta. Adesso vogliamo vedere se con la videocamera termica riusciamo a vedere le scoregge. Perché ci sono parecchi video su YouTube dove fanno vedere che si vedono le scoregge. Esatto. Si è visto qualcosa? Girati! Assolutamente no! No! Era la scorreggia più potente che abbiamo mai fatto! È disumano! Ma non ha funzionato! Zero! È stata la scena più inutile, ma più divertente della storia! Mentre stavo cercando dei prodotti da unboxare in questo video, mi sono fatto una domanda. Ma perché? Perché questa casa è sempre sporca? La risposta è perché non abbiamo un robot aspirapolvere automatico incredibile. Di conseguenza ho cercato un po' su YouTube e ho scoperto che questo, non mi ricordo come si chiama, questo è l'Ecovax X1 Turbo. Esatto, guarda, c'è scritto D-Bot X1 Turbo. Tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato, cioè se voglio posso dire che fa schifo, 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 ok? Eccoci qua. Ah, ok, questo in teoria è il robot. Porca boia! Questa è ufficialmente la stazione. Che figata! Ma fammi capire, quella è praticamente la cuccia del robot. Sì, è la sua cuccia, esatto. Bravo. Abbiamo la cuccia! Ti immagini? Uno che fa unboxing così. Allora, questa è la cuccia? Questa qua è la bestia che va nella cuccia! Il mangime è la merda se lo trova adesso! Saranno stracontenti quelli dell'aspirapolvere, ce ne invieranno altri 200.000 qua. Poi cos'è sta roba? Lo scovettone! Questi in teoria sono quelli da attaccare sotto all'aspirapolvere, che puliscono il terreno. Poi vediamo cosa c'è. Ah, il cavo, la cablazione, la coda. Guardalo qua. Questo è il robot. Guarda quante telecamere. In teoria ho visto che tu questo puoi utilizzarlo proprio per tipo farlo andare in giro per casa e controllare la casa quando non ci sei. Ma che è un guardone? Bene, adesso mi sa che dobbiamo scaricare un'app e capire come cacchio funziona sta cosa. Inizia mappatura rapida. Avvia mappatura rapida. È partito. Oh, si è mosso. Oddio. Guardalo, guardalo come si muove. Oh, ma è veloce, eh. Ma è pazzesco sto robo. Cioè, ha già fatto la mappatura. Cioè, tutta la stanza si vede il tavolo. Che figata. In teoria si può vedere dalla videocamera del robot. Quindi se io faccio inizia.
Oddio, guarda! Questo è quello che vede il robot. Ma è veramente un guardone sto robot. Ma vediamo se ci guardano, cioè. Oddio, Dio, siamo noi due quelli lì. Guarda come opera, guarda come mangia. Cioè, di un millimetro non tocca gli ostacoli. È una cosa assurda. E adesso torna nella cuccia. La bestia torna alla casa, nella cuccia. Se si gira ed entra col sedere. Finalmente vivremo nel pulito. Adesso facciamo un test realistico di come si utilizza questo robot qua. Quindi quello che faremo sarà sporcare tutta la stanza con del cacao. Mettilo in un angolino tipo lì, qua, così vediamo se anche li pulisce. Se non avessimo un robot, adesso dovremmo andare a prendere la scopa, insomma, star qua un botto di tempo. Invece, avendo l'incredibile la bestia, noi possiamo andarcene dalla stanza, o cioè, possiamo anche andare via di casa. Possiamo semplicemente schiacciare un pulsante. Avvio della pulizia. E lui è partito. E vedete, mentre noi siamo qui a pranzare, il robot di là sta lavorando. Abbiamo appena finito di pranzare, quindi andiamo a vedere cosa ha fatto il robot. Sei pronto? La pulita? La pulita tutta. Però adesso abbiamo un altro test da fare, perché le sue funzionalità non finiscono qua. Un'altra cosa che in teoria può fare questo robot è lavare i pavimenti, cioè con l'acqua proprio. Quindi non solo spazzare. Metto questo qua. Passare alla modalità lavaggio e aspirazione. Qua c'è l'acqua pulita e qua invece ci andrà l'acqua sporca. Adesso è vuoto perché non l'abbiamo mai usato, vediamo dopo. Penso che il pavimento di camera nostra noi non l'abbiamo pulito da anni. Il punto è che noi l'abbiamo fatto per questo video. Certo, cioè noi è da anni che ci prepariamo per questo video. Ragazzi, eccolo, è partito. Ah sì, sta pulendo. Cioè vedete ragazzi, qua c'è la striscia. E mette tutta l'acqua sporca nell'altro cestello, nell'altro esatto, robo. Esatto. Posso vedere quanto è sporco? Sì. Questa è l'acqua pulita. E vabbè, è sempre pulita. E questa invece è l'acqua sporca. Oh, guarda qua! Questo era il nostro pavimento. Insomma, una figata. Il concetto è che questo, ogni volta che uscite di casa, voi lo fate andare e vi pulisce tutto quanto. Cos'è sto big bestia? Ti dico che questo probabilmente sarà la copertina del video. Ah, allora ragazzi, sicuramente è una cosa che mi farà fare così. Sono delle scarpe. Non solo. Il punto è che con questi, in teoria, salti in alto, corri velocissimo. Quanto è grosso! Cioè, guarda qua! Oh, ma sembra una cosa professionale, eh! Andiamo a provarlo. Devo dire che mi vengono un po' di dubbi se funziona o meno, però, cioè, se funziona, mi fa saltare un botto, mi fa correre super veloce. Sono delle robe assurde, vero? Usain Bolt. Me lo devo mettere con la scarpa, giusto? Cioè, non mi devo togliere la scarpa. No, in teoria è con la scarpa. Sembra uno di quegli stivali per pattinare, una cosa del genere. Cioè, è molto simile il funzionamento. Ok, oddio ragazzi, oddio. Allacciamolo per bene. Anzi no, cosa faccio? Prima di tutto la sicurezza, ragazzi. No, ma che scherziamo. Prendiamo delle ginocchiere, che sennò. Metti caso io riesca a saltare 2 metri in alto. Però poi non è detto che io riesca ad atterrare. Effettivamente, cioè, nel senso, magari mi sfracello per terra, capito? Ole, ora non si scherza più ragazzi. La trasformazione è completata. Voi tenetevi pronti a prendermi. Allora, io in casa ci sono. No, vecchio, aiutami, tienimi, idiota! Devi avere un equilibrio della Madonna, eh! È molleggiante, ragazzi! Vecchio, mi sento una molla! È assurdo! È impossibile rimanere fermi, quello è il problema. Prova a fare un saltino. Prova! Tieniti pronto a prendermi, eh! Fai salto. Che boia! Ma funziona o non funziona? O fa schifo? Non lo so, non capisco. Questa roba è strana. Andiamo in mezzo là. Occhio. Oh, qua funziona di più. Sto iniziando a padroneggiarlo, eh. Prova a saltare. Cioè, vediamo se effettivamente salti o no. Mi sento una molla, vecchio. Mi sento una molla, stratanto. Oh, vecchio. La corsa è una roba assurda. Porca boia. Sembra un personaggio dei cartoni. Tu quando meno te lo aspetti. Troppo caldo sotto sto casco. Dio santo, che caldo. Che c'è 34 gradi. Sarebbe da andare con sti cosi, cioè in posti normali. Vediamo cosa gli dicono. E se mi dicono qualcosa dico: ma perché ho un problema ai piedi? Ho il piede piatto. Cioè cosa devo fare? C'ho il piede piatto, vecchio. Ma non vedo camerieri. Ma scappano da me. Vecchio. Ragazzi, sto morendo di cringe. Madonna. Salve. Ciao. Ci sarebbe posto per 3 persone. Le terze persone. Questa roba. Per il piede piatto. Per il piede piatto. Sì. E anche il cazzo. Esatto. Perché sta imparando a usarli. Abbiamo trovato un tavolo, quindi puoi entrare a cena, prego. Guarda Fred dov'è. Anch'io. Sembri un idiota. Devo dire effettivamente che non sono le cose più comode del mondo, sapete?
Ragazzi, adesso giusto per dare un po' di contesto, ci sono un sacco di tizi grossissimi che stanno facendo calisthenics e lui ci passerà a fianco vestito da circense. Adesso vedremo Fred come se la cava con il basket. Non mi sento osservato per niente, ragazzi. Sicuro non sei un po' sotto pressione? No, 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 zero. Prova a fare un palleggio. Ok. Ma che schifo di palla hai preso? L'ho gonfiata a casa nostra, 5 minuti è diventata così. Vai, prova solo a toccare il ferro. Ma mi sembra quasi che salti meno. Lo tocco io senza. Adesso vedrete la migliore azione di basket della vostra vita. Un Fred DF bustato con quelli ai piedi. Porca vacca. Porca vacca, no, è impossibile. Oddio, oddio. Ragazzi, c'è un problema con queste scarpe. Non si può frenare. Madonna. Oh, ho cambiato scarpe, ce l'ho diverse dall'ultima volta e sento più spinta. Dovremmo cronometrarti, Fred. Via. Oddio, oddio, non riesco a fermarmi. Oh. 4 secondi e 62, vediamo senza. Via. 3 secondi e 9. Ma che schifo! Mi sono messo quasi un secondo in più con quelle robe. Quindi è ufficiale, quei cosi fanno cagare. Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi ringraziamo nuovamente per il milione di iscritti e vi ricordiamo che faremo l'evento. Quindi mi raccomando, seguiteci su Instagram per sapere il dove e il quando. Cioè, se volete venire a toccarci dal vivo, a tirarci un ceffone. No, grazie, quello no, per favore. E niente, ci vediamo settimana prossima. Ciao!